Mi chiamo Alessandra Clemente, ho 30 anni, sono nata e vivo a Napoli. Avevo 10 anni. Mia madre era andata a prendere mio fratello a scuola. Mi chiese se volessi accompagnarla. Io ho preferito rimanere a casa. A un certo punto ho sentito dei forti rumori. Non capivo che cosa fossero. Mi sono affacciata al balcone e ho visto mia mamma in una pozza di sangue. Era stata colpita da un proiettile durante un conflitto a fuoco armato tra organizzazioni criminali. È morta lì, in strada. Io e mio fratello siamo cresciuti con mio padre. Per mio padre è stato importante ricordarla. Non l'ha mai sostituita. È parte di me. È come il colore dei miei occhi, come la mia pelle. Ho iniziato ad avere voglia di giustizia. Sono diventata avvocato e 5 anni fa sono entrata in politica. Sono assessore della città di Napoli. Le organizzazioni criminali che hanno ucciso mia madre nascono dalla disperazione dei deboli. La politica è per chi è più debole, non è per chi è già forte. Ed esistono due modi per combattere le organizzazioni criminali. Lavorare sulla cultura, perché la cultura è più forte delle pallottole. Sottrarre alle organizzazioni criminali i loro beni. Bene, io ho scelto la prima opzione. Io voglio essere parte della prima generazione di Napoli a vivere senza la camorra.